Ciao Salvatore, di cosa ci vuoi parlare oggi? Ciao Antonella, avrei tante cose da dire e parlare di molte cose, ma molti dicono che io sono ripetitivo. Ma come si fa a non essere ripetitivo se la gente non riesce a capire? Mi telefonano decine e decine e decine di persone che vogliono venire a guarirsi da me, a curarsi. Io qualche anno fa lo facevo, accoglievo tutte, ma erano una tandem, non c'erano i video. E questa conoscenza ormai di come gestisco e curo io. E quindi anche quando una persona veniva e la famiglia mi diceva che l'avevano aperto, i medici poi l'avevano richiuso. E gli hanno detto a un mese di vita, portatelo nel migliore ristorante che muore. Io le ho salvate tutte queste persone. Per questo volevo aprire quel bagno lì per curare tutte le persone in stato di metastasi, allo stato terminale, che soffrivano dolore dell'inferno, sia ricche che povere, gratuitamente. E avevo creato per questo un ristorante vegetariano. Mi hanno tolto pure il bagno e i soldi della mia pensione e del mutuo che ho fatto all'Andò Veneta. Chi te l'ha tolto, Salvatore? Ebbene, me l'ha tolto Rosario Tuè, un delinquente che ha rovinato me e la mia famiglia con i soldi che ho dato io e gli altri miei soci. Lui manteneva la sua famiglia e si faceva le case popolari. Ormai è fallito, perché chi fa male fallisce. Legge di causa ed effetto. Una vita disgraziata ha avuto, eppure ha avuto il coraggio di venire da me, morto stesso, io ho curato lui, suo figlio, e lui sempre di nuovo. E l'altro socio, Pietro Saladino, che è venuto qua, pieno di pus, di porcherie e di altre cose, ed è stato qua 17 giorni, eppure avendomi rovinato la vita, pur avendomi distrutto a livello anche fisico, che io da certe situazioni me ne ero uscito, mi hanno fatto ricadere perché mi hanno buttato fuori. E loro non avevano speso una lira, tutti i soldi miei erano. E tu le hai curati lo E li stesso. ho curati lo stesso, gli ho salvato la vita. E non so perché, forse non è stato Turiddu, ma Salvatore che è. Stiamo attenti a Turiddu perché se si eccita sono guai per tutte. E questo è il problema. Quindi devo dire che adesso ci sono delle richieste, per esempio di una persona che ha una malattia molto brutta, un papillomavirus, e il pene che ce l'ha proprio a livelli infimi. Perché io penso che lui ha cominciato tanti anni fa con lo scolo, cioè la blenorragia con la sifilide e tante altre malattie che ha preso da prostitute, che non erano igienicamente pulite e che dentro la vagina avevano tutte le malattie di questo mondo. È un galore tremendo. A questo punto lui sporco pure, la prostituta sporca, si è preso tutte le malattie. Ora vuole che io gli rigenero il pene, oppure gli tolgo il papillomavirus. Io l'ho mandato dritto dritto a Fangolandia. Non è detto che io devo curare queste persone dopo che si sono passate tutti i bordelli d'Italia, che hanno fatto una vita smoderata, baccanale di Tiberio, poi all'ultima tu le vengono da me e io le devo curare. Ma quale motivo? Non c'è scritto gioconto qua. E io non sono pagato dalla mutua e non ho mai preso soldi da nessuno. Per questo parlo, per questo dico tutto quello che voglio, perché nessuno mi può già dire qualcosa di diverso, altrimenti mi avrebbero già arrestato 100 volte. Quindi non è solo questo, ma tutti gli altri che si fanno massacrare. Prima, dalla chemio, dalla cobalto, dalla radioterapia, c'è gente che si fa togliere metà di stomaco, metà di intestino, e che hanno pure la borsa, il tubo che per defecare hanno la borsa, e io li devo guarire. Ma perché cosa mi hanno preso? Tu ultimamente hai fatto qualche email con me, hai risposto e hai visto tutte le cazzate che mi chiedono, di cani, di gatte, di qualsiasi cosa, come se io fossi Gesù Cristo in persona. Ma
Addirittura una persona ti chiedeva di alzare, di allungare 10 centimetri perché era basso. Sì, di allungare 10 centimetri. Beh, io ti posso dire che questo l'ho fatto. E l'ho fatto veramente. Ecco che nei miei ricordi è sfondata adesso che tu mi hai parlato di sta cosa. Quando io facevo bodybuilding, c'era un ragazzo che era maestro di musica, ma era gobbo, piccolo e tutto mal combinato. Un giorno è venuto alla mia palestra e mi ha detto: Salvatore, aiutami, non ce la faccio più a essere così. La gente quando mi vede si mette a ridere. Magari drizzami un po', fammi un qualcosa, fammi entrare queste scapole che io non sono nato gobbo. Mi ha fatto tenerezza. Ebbene, io con la tecnica di sollevamento peso di quello che facevo io, l'ho appeso con le mani a una sbarra e con il mio peso e questo ragazzo con le lacrime agli occhi che gli uscivano, ma era forte, resisteva. Poi cominciavo a dargli un pugno forte, piccolo, primo, piano piano, piano piano, in poche parole, la schiena si è andata Stesa. dentro. Quando poi lo dovevo far allenare, il bilanciere solo pesava 10 kg. Non ho messo nessun peso nel bilanciere. E quando lui si è messo nella panca per fare l'allenamento col bilanciere, gli è caduto subito addosso, non aveva neanche questa forza. Per fortuna io ero presente lì prima che fosse arrivato alla sua gola o al suo petto, gliel'ho tolto con le mani. E così poi ho cominciato a farlo con 2,5 kg per ogni parte, quindi 15 kg, poi 20 kg, poi 25 kg e arrivato a 30 kg. Quell'uomo è rinato. La stessa cosa ho fatto con un altro maestro di musica che era Bob Luzzente. Con un training, quando dovevo andare a fare l'esame orale, l'ha fatto per quel tempo che ha funzionato il training e gli hanno dato la. Prima ha fatto invece lo scritto, cioè nel senso doveva suonare il piano e non poteva perché aveva l'herpes nelle dita. Prima gli ho curato l'herpes e poi gli ho curato la mente. Si chiama Paolo Pellegrino, mi sembra, sì. Ma è stato tantissimi anni fa quando io ero ancora sciolto. Quando me ne fottevo di tutto, capisci? Qualsiasi cosa io l'affrontavo, pure in un punto di morte io l'aiutavo. Adesso non posso più. Io non posso mettermi a casa mia, tutte queste persone così sporche, dopo una vita smoderata, una vita di farsi massacrare, una vita di fare tutto quello che vogliono, poi vengono da me. E ultimamente il signor Salvatore Manzo, che non sa curare, ho detto che era soltanto un, come si chiama, un manovale che metteva sulla argilla, mi ha fatto telefonare da un suo paziente e mi ha detto: guarda, io il suo numero l'ho avuto da Salvatore Manzo, mi prego mi aiuti. Io gli ho detto: devi andare a fare in culo tu e Salvatore Manzo, quale ti aiuto io? Lui prima si fotte soldi e poi mi manda quelle che non sa curare a me. Lui non cura, lui prende le donne più belle che non sono ammalate e le fa dimagrire. E le lappane ci cadono, lo pagano a fior di quattrini e ci capitano. Basta farlo a casa attraverso i miei video, non c'è nessun problema senza spendere una lira. Lo vuoi fare, fallo a casa e ci riesce, come ci sono riuscite tante altre. Invece no, prima si fanno fottere i soldi e qualche altra cosa pure, perché diamanti ne cambia uno ogni giorno. Lui, quella è più bella, allora prendo quella è più bella ancora e prendo quell'altra. È un bordello a cielo aperto l'umanità e io non ce la faccio più a rimanere qua. Io non vedo l'ora di andarmene, oppure di isolarmi come un eremita e raggiungere la coscienza cristica. Io non posso più uscire fuori e parlare con le persone, non ho da che cosa parlare, non ho che cosa dire. Io comunico con voi o con altri che vengono qua perché li sto aiutando e devo comunicare con voi. Vi devo dare prima l'autostima, poi la forza psicologica di avere una spietatezza amorevole e poi tutte le altre cose di poter capire cos'è l'istinto, cos'è l'inconscio
e cos'è il linguaggio primordiale affinché voi possiate avere una conoscenza del corpo, dell'anima e dello spirito. Perché è inutile curare soltanto il corpo. Tu curi soltanto il corpo, ritorni e ritorni peggio di prima. Ma se tu ti connetti con questi sistemi, tu cambierai programma per tutta la vita e sarai felice, tu, la tua famiglia e tutti quelli che verranno dopo. Pure la tua generazione sarà felice. E ne parlo in un video. C'è digiuno terapeutico di 40 giorni con un processo di autolisi. Che significa? E spiego quello che succede al nostro corpo, al nostro sistema immunitario, al nostro campo strutturatore di forma, a tutto quello che i muratori nostri interni ristrutturano il corpo di Dio. E questo è il mio compito qua sulla terra. Poi tutte le altre cose. Quindi, per l'ultima volta, il primo che si permette, dopo essersi fatto massacrare, o dopo aver girato tutti i bordelli, con tutte le malattie della... come si chiama? Venere, con tutte le malattie venere, perché non sono solo le donnette, ma sono pure maschette, che sono più malate delle donne. Perché con la donna si può vedere, con le maschi non si vede, sono dentro. E si cominciano con prostata, con le malattie dell'ano, capito? Questo che è venuto oggi qua con sua moglie, prolasso del retto, ragate, fistole anale, insomma, io che sono? Prima ti massacri e poi venire da me per essere curato in questo modo. L'unica soluzione è cambiare programma di vita per tutta la vita. E lo devi fare da solo, io non posso accompagnarti per tutta la vita. Sia te che tutte le altre persone che hanno le stesse cose. Il problema della prostata ora è il cemento. E del diabete, perché col diabete tu non funzioni più a livello sessuale. E quindi la mogliettina si deve andare a cercare il miglio da qualche altra parte. Ah, cosa lì? A Del Piero gli è volato l'uccelletto e non sappiamo. Come riprenderlo? Una volta che è volato via è andato a beccare altro miglio. Capisce? Quinto, qualora si verranno a verificare tutte queste cose, ricordatevi, non telefonatevi, non mandate mail, perché mi mando tutto a Fangolandia, direttamente, senza mezzi termini. Voi potete dirmi che sono volgare, che non sono amorevole, sono cazzi vostri. Io non sono legato a voi, non ho nessun dovere verso di voi e voi non avete nessun diritto verso di me. Grazie Salvatore. Prego.